numero 110 in data 30/11/2019, adottata ai sensi dell'articolo 175,4 del decreto legislativo numero 267 del 2000. Lascio la parola all'assessore Pierpaolo Montalto che ci illustra la delibera. Grazie. Sì, questo è il secondo atto riguardante la ratifica sulle variazioni di bilancio. Il primo l'abbiamo fatto nell'ultimo consiglio, limitatamente ai fondi per la transizione FAM. Quindi questo qua va a completare la ratifica dell'intera delibera di giunta su un adempimento, appunto, che è quello delle variazioni di bilancio, che deve essere fatto entro il 30 novembre e ratificato poi in consiglio. Velocemente ripeto perché sono state necessarie le modifiche al bilancio. Sono una cosa normale a fine anno, ma particolarmente quest'anno, proprio per l'evento del 10 giugno, quindi ci sono state tutta una serie di entrate che sono venute meno proprio per la mancata funzionalità degli uffici e quindi abbiamo chiesto un aiuto finanziario attraverso una richiesta che tutti gli anni la Generazio fa, un avviso che fa a favore di tutti i comuni per il soccorso finanziario. Quindi abbiamo risposto alla richiesta e siamo stati finanziati per 260.000 euro, e quei fondi, insieme a dei fondi interni nostri di 30.000 euro, sono stati sufficienti a coprire il disavanzo per il 2019. Quindi, però, per fare questo abbiamo dovuto spostare tutta una serie di entrate e uscite tra il 2019, 2020, 2021, e quindi con questa delibera andiamo a ratificare le scelte fatte in sede di giunta per ottenere l'equilibrio di bilancio nel triennio 19-20-21. E ci sono qui, insomma, una serie di numeri, ma a leggervi penso che sia improponibile, insomma. Ma ecco, sono variazioni, non so, risparmi avuti su contributi concessi dalla Regione Lazio ma non spesi, maggiori spese magari per anziani nelle residenze protette, insomma, normalmente, ecco, a fine anno si riquadra un po' tutto quanto. E penso che deve essere molto... Se volete fare qualche domanda, parlerà, però insomma c'è una cosa molto... Non ho visto. Non lo so. No, per quella votazione raccontiamo. Allora, ci sono consiglieri che vogliono intervenire in base a quello che ci è stato spiegato dall'assessore Montalto. Passiamo alla dichiarazione di voto dei capi gruppo. Consigliere Rapico. Rapico comune favorevole. Consigliere Rocca di Papa favorevole. Apertamente favorevole. Laboratorio si astiene. Ora passiamo alla dichiarazione di voto per la variazione. Grazie. Passiamo alle operazioni di voto per la variazione di bilancio al piano finanziario 2019-2021. Voti favorevoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voti contrari, astenuti 2. Vediamo l'immediata esecutività dell'atto. Voti favorevoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Contrari ed astenuti. Grazie.